Allora, signora Anselmi, ci dica il suo nome e il suo cognome. Anselmi Giselda, nata il 29, 1929, San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Il giorno e il mese, quando è Sì, nata? l'11 settembre. 11 settembre. Quando poi è arrivata la sera, sulla sera, comincia a venire questi marocchini che avevano visto che c'erano le donne. Non eravamo noi soli, io avevo 15 anni. C'erano altre famiglie, C'era altre credo, famiglie, avevamo parecchie, in avevamo questo in podere. questo podere, esatto. Allora, quando gli uomini hanno capito che erano lì per violentare le donne, il mio babbo ha preso tutta la famiglia e l'ha portata via, dice qui come dire bisogna scappare, andiamo a vedere, non lo so però Questi dove dovevo andare. soldati che lei dice marocchini, cioè gli vedevate passare, cioè Sono sono venuti proprio lì. venuti E proprio quanti lì, erano? In quanti sono venuti? erano diversi, Che facevano? buttavano la bambina per terra, li levavano dalla mia mamma e poi no, noi ci siamo nascosti dietro a dei cespugli e mio babbo ci ha fatto nascondere dietro a dei cespugli. Signor giudice, c'era una che aveva 2 anni, una aveva 4, una aveva 6, Tutti una aveva vicini, tutti piccolini, certo. ci ha cercato di nasconderci vicino a Però insomma me. si sono subito Sì, buttati addosso, hanno avuto subito di mira la mamma e anche la e Dina. anche la sorella. Erano armati e bene, e Ebbene, come? e che facevano con queste armi? Hanno sparato alla mia mamma 2 colpi. Cioè, sarà stato nell'arco Di di quanto 10 tempo? minuti, 10 minuti. 10 minuti, un quarto d'ora, hanno buttato la bambina in terra. Questo l'ha visto lei, Sì, ma il se mio lo babbo ci ha ricorda. nascosto e ha ripreso la bambina. La bambina piangeva, la mia mamma l'ha ripresa al collo, gli dava la cuffia, mentre che insomma, la bambina piangeva e tutti i bambini sono piccolini, vogliono latte. E hanno sparato e poi l'altro l'ha pugnalata e sono scappati. E sono scappati. E noi pioveva, piovigginava una pollina leggera, ma pioveva. La mattina questa donna non ha aperto bocca, ha dato il latte a quella bambina per tutta la notte sotto l'acqua, non ha aperto bocca, avesse detto sto male, non ce la faccio più, nulla, nulla, nulla.